grazie a lei. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto un altro applauso, un grandissimo ringraziamento. Siamo molto lieti di accoglierla all'indomani di questa sua onorificenza meritatissima avuta dal Capo dello Stato. Voi sapete che Mogol è Commendatore della Repubblica, insignito dal Presidente della Repubblica di questa importante e prestigiosa onorificenza, ma diciamo assolutamente dovuta, è un nome quello di Mogol che è nel cuore di tutti noi. Per le persone della mia generazione, penso che ce ne siamo parecchie qui, è un nome associato a un periodo meraviglioso della vita in cui lui è riuscito a dare voce alle nostre emozioni, appunto. E quindi veramente è un amico, se ci permettiamo di dire questo, una persona a cui vogliamo bene, oltre che ammirarlo grandemente come artista, come scrittore, poeta, come persona che ha una scrittura veramente particolare e meravigliosa, che si esprime attraverso, si esprime attraverso i testi delle sue canzoni. Quindi è veramente un grandissimo piacere e un onore questa sera. Io voglio ringraziare, scusate, chi ha promosso questo incontro, che è il dottor De Falco, grazie molte. Sapere che avere una personalità come questa non è facile e quindi insomma veramente c'è stato un bel lavoro da parte di tutti per creare l'occasione di questa sera. Ringrazio Livio Costarella, che è il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che colloquierà su questo tema che ci siamo dati, che è un tema vasto e che penso che ci permetterà tante riflessioni, che è appunto quello delle parole, della poesia, insomma, quindi che in qualche modo abbraccia un po' tutta l'attività di Mogol. Bene, io darei inizio a questa nostra conversazione e naturalmente voglio ringraziare anche il musicista, il dottor Serpenti, che insomma, ha aperto il nostro incontro con la notte. Che esprime tutta la nostra emozione, quindi mi sembra un'ottima scelta. Bene, allora a te. Grazie Maria, buonasera a tutti. Beh, notavo anche che mentre ascoltavamo le note di emozioni, il pubblico, che è un po' timido, però cantavano, cioè conoscevano tutti, chissà come mai, insomma, questo testo è bellissimo. Beh, abbiamo qui di fronte a noi il poeta della canzone italiana, le definizioni si sprecano per Mogol. Noi abbiamo dato il tema, è vero, parole, poesie, musica, però potremmo parlare con lui di tantissime cose. Io ci provo, mi sono portato un faldone, insomma, di roba, ma andremo anche un po' a braccio. Io volevo un po' ripercorrere anche all'inizio e magari anche citare un po' come nasce Mogol, anche perché non tutti sanno, perché io leggo spesso dovunque Giulio Rapetti in arte Mogol, mentre invece lei 10 anni fa, il 30 novembre 2006, ha avuto la possibilità di aggiungere la parola Mogol, il suo pseudonimo, come completamento del suo cognome. Quindi lei oggi si firma Giulio Rapetti Mogol, se non sbaglio, no? Non è così? mi firmo Mogol. Mogol si è aggiunto, sia lo Stato italiano mi ha concesso questo onore di, sia per me che per i miei figli, i miei nipoti, per tutta la mia dinastia, saranno tutti Mogol, ed è stato un bel regalo. Ecco, ma come nasce questo nome? Perché cioè, alla fine degli anni 50 c'era un po' questa usanza, la SIAE aveva bisogno di uno pseudonimo, come erano? No, io volevo uno pseudonimo, solo che ne ha mandati 30 alla SIAE e mi ha risposto con una lettera che non andava bene a nessuno, allora l'ho fatti scrivere, avevo una scrivania e chi entrava diceva scrivi un nome e 120 ne ha mandati, per cui mi ricordo qualche nome tipo Zippo, mi era inventato di tutto. Beh, Zippo forse è stato bello. Zippo non hanno, per fortuna. Però quando io ho ricevuto Mogol, che hanno accettato questo qui, fai 120, hanno scelto Mogol, io non è che ero tanto contento, non ero molto contento.